Benigni, centrocampista dal Sottomarina Lido Stefano Bellemo. Gli occhi sono tutti puntati sulla nostra Clodiense e questa è la prima immagine che mandiamo a tutti gli sportivi del Veneto. Ancora un applauso alla Clodiense, edizione 2011-2012. Ciao Mario. Ciao. Allora, tu sei l'allenatore di questa squadra, oggi c'è la presentazione, sì, qui all'Indiga. È la nuova realtà della città. Io credo che questa sinergia possa dare degli ottimi frutti. Stiamo un attimo cominciando a lavorare, vediamo un attimo. Sono tantissimi ragazzi. Le possibilità di sviluppo di questa realtà. I ragazzi sono molti, abbiamo creato una realtà importante e adesso stiamo cercando di organizzare al meglio sia l'aspetto amministrativo burocratico sia anche l'aspetto tecnico per quanto riguarda la squadra in particolare. Purtroppo non c'è stato il ripescaggio, mi dicono. Sì, questo dispiace perché questa piazza credo che meriti quantomeno la Serie D, come, visto che è stata una realtà importante della Serie D negli ultimi anni. Cercheremo di riconquistarla quanto prima, perché questo è chiaramente un impegno, anche se è ovvio che ci sono a bocce ferme, siamo in tanti che partiamo per far bene, poi è chiaro che saranno pochi quelli che arriveranno in fondo a giocarsi, quindi faremo in modo di essere tra quei pochi. Highlander, ne resterà uno solo. Questo senz'altro, perché vince uno solo. Allora in bocca al lupo, chissà che la nostra squadra faccia un bel risultato. Crepi, grazie mille. Grazie, ciao. Io credo che difficilmente viene avvertita la complessità dell'operazione. Averla fatta gli fa onore e diciamo grazie. E per questo saremo presenti nel tribune per incitare la squadra, perché abbiamo bisogno che Chioggia abbia un ruolo più forte in termini complessivi all'interno della nostra regione. E l'augurio più forte che noi facciamo al presidente e alla squadra insieme e che i risultati siano in linea con la fatica e il sacrificio fatto. Tantissimi auguri. Buonasera a tutti, ringrazio l'amministrazione, il sindaco di aver partecipato, i tifosi. Tu sai che l'impegno mio nel calcio ormai è da un po' di anni, prima ancora col Piosolino e poi col Sottomarino. Iniziamo questa avventura, la iniziamo ben coscienti di quello che vogliamo. Detto bene il sindaco, Chioggia deve crescere in tutti i settori. Io rappresento il calcio, il mio impegno sarà totale perché questo possa succedere nel calcio, perché meritiamo una squadra importante, meritiamo che i nostri colori vadano avanti. Grazie Presidente, ma io vorrei formare ora, anche se la conferenza che viene oggi presentata appunto alla città, è una squadra che, grazie a coloro i quali hanno consentito venisse mantenuta in vita, è una squadra che vuole fare e vuole riportare il calcio di qualità a Chioggia. Io credo che questo sarà possibile, e sarà possibile attraverso una grande collaborazione che ci sarà tra la società e la città, la città che rappresento. Sono convinto che ci saranno presto grandi risultati e che finalmente il grande calcio possa ritornare nella nostra città. Quindi grazie a Ivano Biello, al presidente, a tutta la squadra, ai responsabili, ai giocatori che sono convinto ci regaleranno del buon calcio già da quest'anno. Quindi grazie davvero a tutti voi. Gli occhi sono tutti puntati sulla nostra Clodiense e questa è la prima immagine che mandiamo a tutti gli sportivi del Veneto. Ancora un applauso alla Clodiense, edizione 2011-2012. Mitico Rosano. Allora, una bellissima presentazione, una bellissima squadra, tantissima bella gente, ragazzi giovani. Impegno, il Bielo un intervento ottimo, il sindaco Tesserin, tu che sei un addetto ai lavori, raccontaci meglio il tuo punto di vista. Ma diciamo, grazie per il mitico, ma troppo troppo Andrea. No, diciamo che la partenza è stata buona, Andrea. Diciamo che, come hanno detto loro, c'è tantissimo da lavorare. Trovo molto positiva la presenza di Andrea Seno, che potrà dare un contributo molto importante alla società. Il presidente ce l'abbiamo, la dirigenza ce l'abbiamo, l'amministrazione, hai sentito,
si è impegnata per quello che è anche il progetto di quello che è l'impiantistica sportiva futura. Quindi ci sono tutte le premesse, amministrazione nuova, società nuova, per una fase, veramente per creare una fase nuova dello sport, del calcio e anche della società a Chioggia. Speriamo bene, in bocca al lupo a tutti allora. Grazie Andrea. Grazie, ciao.